Io mi chiamo Baraldi Paolo, sono del Lago di Garda, di Laziz esattamente. Il mio avvicinamento al vino viene dato sicuramente da uno studio in università, in viticoltura ed enologia. Sono andato in Australia, ho lavorato per un'azienda vitivinicola, poi mi sono spostato a Sydney, ho lavorato in un bellissimo ristorante a Sydney. Avevo sempre il pallino di andare a lavorare all'hotel La Perla di Corvara, questo già in tempi non sospetti. Lavorare al Perla di Corvara è, per chi lavora vino e per chi commercia vino, è il top. Una cantina enorme. Ci sono riuscito, mi ricordo ancora il colloquio che ho fatto via telefono con il mio maître Manuel. Un anno e mezzo fa ho preso in mano la cantina del Perla e questa è stata una cosa per me, il mio obiettivo, quello che io mi ero posto. E niente, gestire una cantina che ha 27.000 bottiglie e 1.900 referenze non è semplice, dà tanta responsabilità. Beh, prima di tutto ringrazio molti dei produttori e rappresentanti che mi hanno dato una mano in questa cosa, perché la mia idea di vino è un'idea ben precisa, piccoli produttori, gente che lavora molto bene, che lavora con il cuore, che esprime nel proprio vino il proprio lavoro, cosa molto difficile. Nel bene e nel male, possono piacere oppure no, però sono comunque, credo, vini che rispecchiano un territorio e una persona. E vini che hanno un'identità. Soprattutto vini che, una volta che vengono serviti, si ha il piacere di volere riannusarlo e riassaggiarlo. Vini che non sono fine a se stessi, ma che hanno un percorso, una logica loro. Conoscere il produttore, andare in casa del produttore, respirare l'aria che respira il produttore, tu riesci a portare poi al tuo ospite quello che è la tua esperienza e l'ospite lo capisce subito. In maniera molto semplice, bisogna andare in azienda e vedere coi propri occhi cosa vuol dire biologico, biodinamico, vino naturale non esiste, il vino naturale non esiste. E sono cose molto, molto, molto particolari. Spesso vengono produttori e rappresentanti che ti dicono vieni, assaggia, è biologico, vieni, assaggiamo. Poi può essere convenzionale, convenzionale, poi convenzionale da chi? Perché deve essere convenzionale? Convenzionato da chi? E assaggiamo, vediamo, conosciamoci e poi da lì possiamo ragionare. Ma non metto mai come prima cosa all'acquisto se è biologico o biodinamico. È un fattore molto importante, ma non è essenziale, perché bisogna sempre vedere com'è.